nell'Alghero TG Express di oggi, giornata della trasparenza ad Alghero, corallo rosso, itinerari tra le botteghe della città, cambio alla viabilità del quartiere Sant'Agostino, la villa rustica, architetture tradizionali nel paesaggio agrario algherese, rugby, anticipo casalingo per l'amatore Alghero, sigla. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene. E puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno. Al coperto, 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'Economia. Buongiorno, bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. È ancora in corso di svolgimento nella sala conferenze del Qualtè la giornata della trasparenza, che porta il cittadino a conoscenza dei meccanismi della macchina amministrativa comunale. Parola al sindaco dimissionario di Alghero, Mario Bruno. Una giornata dedicata alla trasparenza, aperta a tutti i cittadini algheresi, in modo particolare coloro che operano nella pubblica amministrazione, ma la presenza di tanti legali testimonia il fatto che gli adempimenti normativi, ma soprattutto un percorso che si sta attuando a livello legislativo ormai da 30 anni, sta arrivando a dare risultati importanti. Con le relazioni della dottoressa Melis, che è la responsabile della comunicazione della regione, ma anche responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione nella regione Sardegna, e dell'avvocato professor Paolo Micozzi, che invece è un esperto, uno dei più grandi esperti italiani in materia, stiamo affrontando il tema dell'accesso civico, dal diritto di accesso, come è avvenuto con la 142-90, ai giorni nostri, con l'accesso generalizzato, universale e non soltanto per gli atti di pubblicazione obbligatoria. Si parte con l'itinerario turistico dedicato al marchio Corallium Rubrum ad Alghero, già disponibile in lingua italiana, inglese e francese per i turisti e gli appassionati. Si tratta di percorsi tematici guidati alla scoperta della storia dell'oro rosso attraverso le vie del centro storico e le sue bellezze, il Museo del Corallo e la voce degli artigiani delle botteghe locali. Si tratta soltanto della prima di una serie di iniziative promozionali dei marchi di qualità che il Comune condurrà in collaborazione con la Fondazione Alghero e con il Parco di Porto Conte. Parte oggi il cambiamento della viabilità in diverse vie del quartiere di Sant'Agostino. I lavori eseguiti dalla società in house con il coordinamento del comando della polizia locale, la supervisione dell'assessorato alla viabilità e traffico e il supporto del comitato di quartiere riguardano le vie Matteotti, Madongiu, Giolitti, Don Sturzo, Rossi, Fratelli Rosselli, Palomba, Tarragona, Rockefeller, Nazioni Unite, Crispi, Rina del Liguoro. Attualmente strade a doppio senso di circolazione veicolare con sosta consentita su ambo i lati, parallelamente all'asse longitudinale della carreggiata. E domani alle 18.30 al secondo piano del Qualtè si terrà la conferenza Architetture tradizionali nel paesaggio agrario algherese, curata dall'architetto Giovanni Oliva, che ha coordinato una ricerca sul patrimonio storico architettonico delle campagne algheresi in collaborazione con la Fondazione Masisterra. Affronterà quindi la tematica relativa all'edilizia rurale storica e più in generale al rapporto tra insediamento urbano e campagne. La conferenza fa parte del programma della Villa Rustica del Centro Escursionistico dell'Alghero. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta da Via Sassari. È arrivata l'app di Alghero Channel, la web social TV. Puoi vedere l'Alghero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it. Alghero Channel, web social TV. E chiudiamo con lo sport. Anticipo casalingo per l'amatore Alghero, che per il match valido per la quarta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B di rugby, domani alle 14 ospita il Tutto Cial de Lecco sul manto erboso di Maria Pia. Sentiamo cosa ci ha detto Marco Prette. Vai. Pilone destro dell'Alghero, e sabato alle 2:30 giocheremo contro il Lecco qui in casa.
partita molto dura, ma cercheremo di mantenere l'imbattibilità e col vostro sostegno spero ci riusciremo. Vi aspetto numerosi sabato alle 2:30. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di oggi e di domani soprattutto. Nel corso della serata trasmetteremo un'intervista al sindaco Mario Bruno sul momento politico che sta vivendo la città di Alghero. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!